Nonno, come hanno fatto a mettere una pera dentro una bottiglia? Lo so, ma te lo dico dopo. Buongiorno, o buonasera, o buonanotte. Dipende a quale ora state guardando questo film. Io mi chiamo Ultimo e sono quello lì. No, no, non quello. Quello è mio figlio Beato. Io sono quello seduto di spalle. Poi mi giro, eh? Mi chiamo Ultimo. Immaginatevi con questo nome quante battute ho dovuto sopportare nell'arco della mia vita. Gli ultimi saranno i primi. Sempre così. E adesso che ho quasi 80 anni, devo subire questo oltraggio almeno un paio di volte al giorno da parte di donne, uomini, vecchi e stupidi bambini. È una tentazione fortissima. Appena pronuncio il mio nome non c'è niente da fare. Scatta la battuta spiritosa. Ma forse mi lamento perché in realtà sono sempre stato Ultimo. Può darsi. Tuttavia questo nome è un'ossessione. Ultimo, perché ultimo di sei fratelli. Per mia moglie, poverina, era il suono più bello di tutto il creato. È morta pronunciando il mio nome. Non ci crederete. E io non l'ho mai amata. Mi sono accontentato di avere accanto una brava moglie e basta. Aveva un involontario senso dell'umorismo. Pensate che voleva chiamare il nostro unico figlio Primo. Sì, perché pensava di farne degli altri. Povera illusa, gli ho detto. Questo sarà il primo e l'ultimo. Avrei dovuto lasciarla, ma piaceva tanto ai miei e non l'ho fatto. Ho sempre fatto quello che volevano gli altri. E quante cose non ho fatto per apatia. La mia vita è stata una prigione e non lo sapevo. Da ragazzo volevo fare l'equilibrista. Avevo una dote spiccata a stare sospeso su una corda e mi piacevano le poesie. Volevo lavorare in un circo o per strada, o diventare uno scrittore. Niente di tutto questo. Ho fatto quello che volevano gli altri. Il professore di lingue, il peggiore insegnante di tutta la scuola. Praticamente ultimo. Questo non è un nome, è un destino. Ora, non ridete se vi dico cognome. Carico. Mi chiamo Ultimo Carico. Babbo, preparati perché prima di pranzo facciamo un salto al cimitero. Ti prego, tutte le domeniche no, lasciala riposare in pace tua madre. Ma perché fai così? Proprio oggi vuoi festeggiare il tuo compleanno senza far visita alla mamma. Pronto? Pronto, sì. Sì, sì, io sono il direttore, la responsabilità è mia. Se voi non sapete fare il vostro lavoro, statevene a casa. Appena manco qualche giorno dall'albergo è un disastro. Dove lo metto io ora un gruppo a dormire? A casa mia? Basta, non siamo mica al Boscioli. Io questo lo licenzio. Ha preso una doppia prenotazione e non sa più come fare a gestirla. Pronto? Sì. Sì, dopo pranzo vengo in albergo, va bene? E vediamo quello che possiamo fare. Nel frattempo, se hai ancora qualche neurone che ti funziona, fatti venire un'idea. Idiota. Che è successo? Tutte le sfortune a me, questo è il massimo dell'oscuro. State ferme voi due, sempre a ballare. Il portiere ha preso una doppia prenotazione. Stamattina è arrivato un gruppo di medici palestinesi. E stasera, indovina chi arriva, un gruppo di... Americani? Beh, quasi. Canadesi? Ma che... Israeliani. No, non ci posso credere. Israeliani. Ora stasera quando arrivano e questi non trovano le camere, le trovano occupate dai palestinesi, succede finimondo. Questi mi bruciano l'albergo. Scusa, non puoi dire ai palestinesi che c'è stato un errore. E perché proprio a loro, scusa? Loro sono già dentro. Casomai questo discorso bisognerebbe farlo stasera quando arrivano gli ebrei. Sì, ma poverini, hanno prenotato anche loro, eh. Poverini siamo noi, altro che. E voi sempre a ballare. Bambine, babbo,
Sempre la solita giacca, sempre uno straccione. Ma quella nuova quando te la metti? Quando ti mettono di stesso? Cristina, mi puoi cucire queste tasche, per favore? Signor Ruth, ma adesso non posso. La signora si arrabbia, devo cucinare ancora. Ma dopo ve lo faccio, va bene? Va bene. Dopo ve lo faccio. Sì, brava. Scusa signora, ce l'ho fatta a tenermi lei il bambino oggi perché devo andare alle terme? No tesoro, io oggi il bambino proprio non te lo posso tenere, mi dispiace. Ma lei ce l'ha con me, che cosa le ho fatto? Non si mettano al mondo i figli se non possiamo stare con loro. Fai venire i tuoi dalla Romania. Proprio qua, ti ho detto mille volte che se hai bisogno di qualcosa di non rivolgerti a mia madre. Questi non sono bisogni, sono capricci. La signorina è venuta qui in Italia per fare la bella vita a tue spese, stupido. Che c'è, sempre ai ferri corti voi due. Dio santo. Babbo, non stare vicino alla finestra, ti prendi un malanno. L'ha presa la pasticca per la pressione? Ne ho prese due. Come due? Come ti senti? Per forza, se me lo chiedete ogni 10 minuti. Ma te non li sa fare conti, ti sei rimbambito? No, sto scherzando, ne ho presa una sola. Ma a forza di chiedermela me l'ha fatta risalire. Signor Ultimo, io e Francesco dobbiamo andare oggi alle terme perché mi è venuto un problemino alla pelle delle mani, devo fare i fanghi. Oh, poverina, fa vedere. No, ma così all'occhio nudo non si vede, ma con occhiali da sole si vedono tantissime macchioline. Sì, con gli occhiali 3D. Con quelle si vedono anche le macchioline che hai nel cervello. Ma certo che sei proprio stronza, eh? Come tutte le donne italiane. E infatti ti sei sposata una rumena perché le donne italiane non ti filavano. Scusa, ma te quanti anni mi hai fatto? 16 anni, vero? Quindi sì. Ma che c'entra? Quella era amore. Perché si è fatta mettere incinta? Per sfruttarti. E poi si è portata in casa le cuginette. Stupido. Allora, lo può tenere lei il piccolo Dante, per favore? Grazie. Grazie. Guarda, lo chiama nonno e poi gli dà del lei. Ok, fammi questo piacere. Vai personalmente all'Hotel Astoria. Vacci a nome mio, cerca del direttore, domandagli se hanno altre camere, Ultimo, va bene? Ma questo sei tu? Fa vedere. Cui, che facevi? Ah, sì, sono io. Facevo l'equilibrista. Era la mia passione da ragazzo. Poi ho smesso perché non guadagnavo abbastanza. Perché era un lavoro? No, era una passione, non un lavoro. Oddio, si è fatta male, guarda, fa vedere. Christine, per favore, del ghiaccio. Del ghiaccio. Mannaggia. La colpa è tua, non stai mai ferma. Dammi. Oddio, tesoro. Stai tranquillo. Signora, il vino bianco è finito. Le scaloppine come le faccio, al limone? Sì, va bene, dai, falle al limone. No, a me al limone non piacciono. Neanche a me. Io, va bene. Allora, per favore, Francesco, scendi giù al bar a prendere un po' di vino bianco. Ora fammi sto favore. Allora scendi tu invece di stare lì a sedere a far niente, no, per favore. Non posso andare ora. Catalina, tu te tu sa come lo stico da vintro, Fumos. Ma perché sempre io? Perché devo fare sempre io? Non vuole di andare. Costanza, amore, facci te, dai. Ma che mandi una bambina piccola? Ma per favore, vabbè, ma vedi se ti alza. Ma certo, ma c'è di parlare italiano invece di parlare il rumeno. Ma parli come italiano. Io parlo. Io non ti parlo. Per favore. Insomma, con tutta questa gente non vi vergognate a mandare giù il nonno? Pronto? Sì? Sì. Ma che questa stroppona falsa! Ma non ha niente da fare, non vai a prendere il pane. Io non ho niente da fare! Ma che faccio in questa casa? Ecco dove sei, brutta schifosa. Signore, guardi che è ancora rosso. Sono accorto prima di lei, non sono mica daltonico. Piuttosto stia attenta lei che è in mezzo alla strada. Venga indietro. Avanti. What's
amore. Francesco? Sì? Il bambino vuole andare a nanna, è stanco. Hotel. No. I call a doctor. I have to go to the hotel. Where now? Well, yes, follow me, follow me. Dove sono i medici palestinesi? Questa ragazza si è fatta male, fagliela vedere. Sì, sì, ci penso io, ci penso io. Have a seat here. Fatela sedere qui, 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 qui sul divano, on the sofa, please. Have a seat. Please, doctor, could you help this girl? Tesoro, fai vedere? Oddio, è diventato nero anche tutto l'occhio, guarda qua. Ti fa male. Quanto ci metti il nonno? Francesco, per favore, mi vai giù al bar a vedere cosa fa il nonno? Ma no, vedrai che starà chiacchierando con qualcuno. Ma insomma, io non posso chiedere nulla in questa casa. Me lo fai questo piacere, ci vai a vedere cosa fa il nonno? Ci vado io, basta. Sì, quella è preoccupata solo perché il nonno gli deve tenere il bambino. Basta ora, mamma. Scusa. Scusa, mi sai dire se tram vanno in centro? Noi due ci conosciamo. No, non credo. E allora perché mi date tu? Oh, mi scusi, io non volevo offenderla. Sì, però in effetti io pensavo proprio di conoscerla. No, lei non pensava di conoscermi. Sta mentendo, lei è soltanto maleducata. Si ricordi che io sono nato prima di lei. E lo credo bene. Senta, gliel'ha mai detto nessuno che lei è antipatico? Sì, tutte le persone maleducate come lei. Comunque qui tutti trambano in cielo. Grazie. Me lo puoi raccogliere, per favore? Perché non se lo raccoglie da solo? Perché non me l'ha preso? Gliel'ho detto, perché lei mi è antipatico. Sono antipatico perché gli ho detto la verità? No, per la maniera con cui mi ha detto la verità. Ci sono modi e modi. Allora il maleducato sarei io. Faccia lei. Federica. A questo punto possiamo darci del tu. Ci conosciamo. No, mi dispiace, non la conosco. Non so nemmeno come si chiama. Io mi chiamo Ultimo, piacere. E tu? Piacere, Ilario. Io mi chiamo Ultimo. Capito? Ma lo sai che sei l'unica a non fare battute sul mio nome? Del tipo? Del tipo, gli ultimi saranno i primi. Veramente ci ho pensato. E perché non l'hai detto? Perché avevo paura che si arrabbiasse. Nonno, si vuole sedere? Io non sono suo nonno. C'è. Mi hanno detto che non l'hanno visto nemmeno entrare. Ma che stai a dire? Ma in quale bar sei stata? Al bar Sport, l'unico che ha aperto la domenica. Oddio, allora chiamiamo il cellulare. C'è. Il nonno ha lasciato il cellulare. È vero, ha lasciato tutto qui. Persicca. Non preoccuparti, che poi che sia successo? Sarà andata a fare due passi. L'aveva detto prima che voleva fare una passeggiata. Sono di Chiocchio. Chiocchio? Sì, Chiocchio. Pasto dei pecorai, sopra le bolle. Pasto dei pecorai, non l'ho mai sentito. Vabbè, è un paesino. Sono qua a Firenze perché fra qualche mese mi devo trasferire qui per l'università. Ah. Chiama gli altri, che ci fanno su in casa? Gli è successo qualcosa, me lo sento. Stai tranquillo, ora si trova. Francesco, per favore, vai su a chiamare gli altri. Stai tranquillo, dai. Dove lo cerchiamo ora? Ma sai, il mio sogno era un altro. Cioè? Il mio sogno era quello di andare a studiare a Berlino. Berlino.
ma mio padre non vuole. Per forza devo stare qua. Sai, a Berlino c'è il mio ragazzo, io lo voglio raggiungere perché ho paura che mi lasci. Senza il berretto, con questo vento sentirò un po' di freddo. Ma pazienza. Mi dispiace, dove devi andare? Ti accompagno? No, non importa. Ma secondo te, da dove spira il vento? Non lo so, perché? Aspetta. Non ti muovere. Quanto sei bella. Nord-ovest, maestrale. Io vado dove dice il vento. Hai detto che ti chiami Ilaria, vero? Sì. Posso dedicarti un verso? Sì, certo. Come Ilaria che respiro. Ma lo sai che una frase così non me l'ha mai detta nemmeno il mio fidanzato? Un giorno la dirà. Un giorno, quando sarà vecchio. Ma purtroppo non la dirà a te. La dirà una ragazza più giovane. Centro, andiamo a cercare il nonno. Io e la mamma andiamo verso la stazione. Noi teniamoci tutti in contatto, bene? Dove deve andare? Lei dove va? Che gliene frega dove vado io? Mi dica dove deve andare e se posso l'accompagno. Io non sono obbligato a dirle dove vado. Ho soltanto chiesto un passaggio. Se lei mi dice dove va, ci posso pensare. Ma sta bene, eh? L'accompagno in qualche clinica. Mi vuol dire dove va? Non lo so dove vado, viaggio senza meta. Mi ciao. Mi sta bene, andiamo? Dai, mettila qui. Dai, dividiamoci. Io vado verso il fiume, Francesco, tu vai alle cascine e voi andate verso i viali. Ho visto il berretto del nonno! Dove? Alla fermata dell'autobus! E perché non l'hai preso? Perché non ho fatto in tempo! Una ragazza l'ha preso ed è andata subito via! Adesso non ho tempo, cazzo, c'ho anche problemi familiari! Ragazzi, ci ritroviamo qui tra una mezz'oretta, ok? Signor console, mi scusi, no, non l'avevo riconosciuta. È il console israeliano? Sì! Sì, mi dica. Sì, sì, è la squadra di tennis, lo so benissimo. Vi stiamo aspettando. Stia tranquillo. No, no. C'è stata un'incomprensione. Stia tranquillo, la prenotazione è vostra. Guardi, stasera dormiranno tutti in albergo. Parola mia. Buongiorno. Io impazzisco. Oscar, il portiere, di testa sua ha segnato le camere palestinesi. E ora mi ha chiamato il console, lo capisci? Andiamo, dai, sbrigati. Mattia, eh? Un bel nome. Io mi chiamo Ultimo. Penso che oggi dicono che è il mio compleanno. Auguri, quante primavere? 79 e mezzo. Come e mezzo? Se è il tuo compleanno saranno tonni. Non avevo nemmeno 6 mesi quando sono nato. Si vede che avevo tanta fretta di vivere. Ma il calcolo si fa da quando si nasce? Io lo faccio dal 9° mese, perciò mancano ancora 3 mesi al mio compleanno. Ok, sì, sì, giusto, giusto. Mi è piaciuta però l'espressione fretta di vivere. E com'è andata? È andata cosa? La vita, cosa? Che è andata? Oh, ti sei offeso? A 79 anni e mezzo si può fare anche qualche bilancio, no? Che c'è di male? Mica ho detto che stai per scantare. No, ma scusa, e secondo te io qui in macchina con te dovrei fare un bilancio della mia vita? Ma sei proprio idiota, eh? Oh, guarda che ti scarico subito in mezzo alla strada, eh? Ma cosa pensi, che mi suicidi? Sei proprio frenastenico. Frenas-che? Che vuol dire? Parla italiano. Idiota. Ok, ora scendi, cazzo se lo faccio, mi sta già sulle palle. Idiota, non me l'ha detto mai nemmeno mio padre. Dai, scendi! Senti, non è che dopo avrai dei rimorsi di coscienza e torni indietro? Perché guarda, io non salgo più, eh? Tu non avevi fretta di vivere, tu avevi fretta di rompere i coglioni alla gente. Dai, rimetti questa cintura di merda.
stomaco. Cominci? Non vedi che non mi trovo bene con sto schifo di cambio automatico? Ma che guardi? Guardo, che guardo? Le cascine non c'è. Ma guardate dappertutto. Bisogna fare la denuncia ai carabinieri, dai, chiama subito. Scusate, non sarà mica andata al cimitero? A fare cosa? Ma come a fare cosa? A trovare tua madre? Ma se no, non voleva andare nemmeno al suo funerale, via! Dai, per favore, fate un salto al cimitero, leviamoci anche questo pensiero. Non c'è da nessuna parte, abbiamo guardato dappertutto. Però mi ha dato un'idea. Lui ultimamente mi parlava sempre della signora Beatrice. Non sarà mica andato da lei. Ma chi, la signora Franchi? Sì, io ho sempre sospettato che fra loro ci fosse qualcosa. Chiamala, no? Non c'ho il numero, però so dove abita. Io faccio un salto da lei. Tu intanto chiama tutti gli ospedali, fai okay. Un giro pronto soccorso. Va bene. Quando... bene. Tesoro, no, dai, su, non piangere. Piangere. Hai qualche spicciolo? No, ho lasciato tutta casa, non ho nemmeno un centesimo. Grazie mille. Che idiota, ma io c'ho il telepass. Me li potevo risparmiare i soldi, eh? Che idiota. Quando te l'ho detto io ti sei offeso. Ora te lo dici da solo. No, cominci? Io comincio ad avere un po' di fame. Se ci fermiamo da qualche parte ti offro qualcosa. Ma cosa offri se non hai un centesimo? Beh, in qualche modo si farà. Sì, vabbè, ho capito, devo pagare io. Oggi ho fatto proprio un bel acquisto. C'è un bagno? No, è guasto. Sì, va bene. Come l'altro adesso? Aspetta. Aprivo questo, no? MV? Mattia, vantaggiato. Me lo apri? No. Pronto, che c'è? Mi fa il conto, per favore? Ah, mi dia un congrate Vinci. Grazie. Oh, è non morto di fame senza un centesimo in tasca. Sì. Dopo lo scarico. Sono 14,50. Un momento. Signore, sono 14,50. Ho vinto 20 euro. Sì, ma lei prima mi deve i soldi alla consumazione del Gratta e Vinci. Lei vorrà scherzare, spero. No, è lei che vuole fare il furbo. Lei lo sa che se voglio le faccio chiudere per sempre questo locale? Ah sì? E per quale motivo? Lei ha mandato via quel signore dicendogli che il bagno era guasto e non era vero. Quindi mi dia il resto di 5,50 e io me ne vado. Se no le pianto una grana che se ne ricorderà per tutta la vita. Ecco a lei. Signore, scusi, ha dimenticato le chiavi. Dove crede di andare lei? Sto cercando il proprietario dell'auto. Noi abbiamo trovato chi l'ha rubata. Ma lei, a quest'età, non ha proprio niente di meglio da fare. Dia un documento. Ora si ride. Ti abbiamo beccato con le mani nel sacco. Ci deve essere un equivoco, io ho soltanto chiesto un passaggio. Equivoco? Nonno, sei nei guai? Non sono suo nonno. Mi vuoi dare un documento? Sì. Non ce l'ho. Come si chiama? Professor Carico. Carico. E di nome? Ultimo. Ultimo Carico. Lei vuole farsi gioco di noi? Assolutamente no, sto dicendo la verità. Controllate se non ci credete, però fate presto perché ho tante cose da fare e poi mi fanno male i piedi. Aspetti qui, non si muova.
Purtroppo è scappato. Come è scappato? Ma avevate detto che non si reggeva in piedi. È qui. Lo immaginavo? Sì, mi ha raccontato tutto. Vieni. Si sono voluti sempre male. Grazie per la visita. È successo tutto all'improvviso. Stamattina stava bene. Ieri povera mamma ha parlato tanto, sai, con tuo padre. Ed era felice. Era felice. Ma tu come hai fatto a saperlo? Non abbiamo ancora dato la notizia a nessuno. Me l'ha detto il babbo. Bambini, venite a mangiare. E come sta? Sto bene. Sta bene. Oh, le Ferrari non si possono rubare, ti beccano subito. Affanculo. Intanto hanno beccato me. Potevi dirmelo che era rubato. Ora ci vado di mezzo io. A te cosa vuoi che ti facciano? Mica ti mettono in galera. Al massimo ti danno una condizionale o ti portano a casa all'arresto domiciliare. Allora sei idiota e ladro. Sì, sono come te. Come me? Anche tu prima hai rubato al bar. Che differenza c'è tra rubare una Ferrari e rubare un tramezzino? Ma io l'ho fatto per necessità, avevo fame. Sì, perché io non l'ho fatto per necessità. Cosa credi? Senti, giovane, dammi quel cinquino che ho un'altra necessità. Sono rimasto senza birra. Quale cinquino? Dai, me, quelle 5,50 euro che hai in tasca, del resto. Vai che sto in astinenza d'alcol. È inutile che fai questa faccia. Non mi intenerisco. Te l'avevo detto che viaggiavo senza meta, no? E questo è l'imprevisto del vagabondaggio. Adoro tantissimo. Non ce la faccio stare. È un dolore fortissimo. Io mi dispiace. Pronto? 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 Non ti sento. Dove? Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Non ti sento. Pronto? Pronto? Pronto, non ti sento, ma non c'è segnale in questa casa. Pronto, pronto, sì, sono io, dimmi. Cazzo, mi è morta anche la batteria. L'hanno trovato. Non so se vivo o morto, ma l'hanno trovato. Chi hanno trovato? Il babbo. Non ha detto la scomparsa della vostra povera mamma, è sparito. Oh mio Dio. Grazie del passaggio, compagno di viaggio e di sventura. Ricordati che sei e rimarrai sempre un cianastello. L'hanno vista l'autogrill. Che ci faceva lì? Ma non lo so, stanno chiamando in centrale, ma sono stati molto vaghi. Mm-hmm. Ma siamo sicuri che non si tratti di un caso d'omonimia? Ah, avete visto le foto. Quindi non ci sono dubbi. Ok, ho capito. Questo è un brutto affare. Il signore in questione la sa molto lunga. In che senso? Nel senso che ha rubato una Ferrari. No. Oh no! Ganzo! Ma stiamo dando i numeri. Ma non è possibile, mio padre non guida da un secolo. I familiari dicono sempre così. Trovate sempre delle giustificazioni a tutto. E poi cascate dalle nuvole quando scoprite che le persone accanto sono diverse. Senta, lei la romanzina va a farla a casa sua perché mi sa che sta farneticando. Mio padre c'ha 80 anni e cammina appena. Ah sì? Allora come se lo spiega lei che ha fatto perdere le tracce a due carabinieri di 20 anni? No! Ganzo! Zitte voi! Intanto è bene sapere che è in buone condizioni. Come vede, non si finisce mai di conoscere i parenti. Suo padre gli ha sempre nascosto, come dire, questa sua predisposizione al furto. Che so, cleptomania. Senta, lei mi sta urtando i nervi. Mio padre è la persona più buona e onesta che io conosca. Ho capito. Lei non vuol collaborare. Lo faccio se lei mi garantisce che quest'auto non è rubata.
Ma per favore, guardi, con tutti i problemi che ho, ci manca solo questa. Ma lei sta piangendo. No, guardi, è che mi sono spuntate le lacrime per il troppo ridere. Non dire mai troppe volte ti amo. Sai quante volte l'ho detto alla mia donna? E poi una notte è passato uno sconosciuto in silenzio e con un sospiro se l'è portata via. Si chiamava Ilaria. Mi scusi, non vorrei essere maleducato, ma non mi va di sentire lagni oggi. Mi perdoni. Lei è molto più allegra. Vengo con lei. Oi, oi. Ma come ti è venuto in mente di escludere gli israeliani? Mi ha chiamato anche il console qualche mattina. Non lo so, uno dei due gruppi dovrà pur rimanere fuori, sì, no? E perché proprio loro? Mi sembrava una decisione logica, visto che i palestinesi sono già qui e gli altri devono ancora arrivare. Ma non dire scemenze, che facciamo? Il gioco di chi prima arriva prima alloggia? No, no, noi dobbiamo trovare le camere per tutti, via. Ma dove, Bea? Non c'è una camera libera in tutta Firenze, c'è Pitti Uomo. Senti. Io ho dato la mia parola al console. Questa sera loro dormiranno qui. Qualcosa dobbiamo inventarci. Io ho dei problemi con mio padre. Perché? Che è successo? È passato di qui, era in forma smagliante. Dove l'hai visto? È passato di qua nel primo pomeriggio. Ha accompagnato una ragazza, una turista che si è fatta male. È passato con la Ferrari. Senti, Bea, mi sembri un po' stanco. Vatti a riposare. Senti, io vado a parlare con loro, poi mi racconti di mio padre. Scappato di casa e ha rubato una Ferrari. Pensa che prima al telefono mi ha chiesto se mi era rimasto ancora qualche neurone intatto. No, non possiamo mandare via loro, non è giusto. Beato, ti vuoi distendere? Ti accompagno in camera mia, eh? Tutto a posto. Ma lo sai che per andare a tempo al lavoro mi tocca svegliarmi alle 5:30 di mattina? Che lo dici? Ne so qualcosa anch'io. Io ho insegnato per 40 anni. Ma lo sai che noi passiamo la vita a lavorare per gli altri e a noi non rimane niente. Un terzo della vita lo passiamo dormendo. E che cosa ci rimane? Le briciole. Ma scusi, in Italia siete buffi. Come si dice in Italia che chi... No, si dice che il lavoro fa l'uomo nobile. Nobile? Sai in Grecia, no, che si dice? No. Όποιος ξυπνάει το πρωί, αυτός βρίσκει το φλουρί. E vuol dire? Vuol dire praticamente che chi sveglia la mattina trova l'oro. Io ho trovato il fango. Bellina questa, ma che simpatico sei. Ma dove ti ho trovato? No, in mezzo di campagna. Scusa, ti dispiace fermarti un attimo? Devo fare un bisognino. Certo. Aspetta che accosto. Sì. Ah, grazie. Passiamo un fatto curioso di cronaca. Scappato di casa a 80 anni. Il professore in pensione ultimo carico, a quanto pare si è stancato di stare in famiglia e ha pensato bene di dileguarsi nel nulla. Sapete che cosa passa in testa a 80 anni che riceve il punto in bianco di scappare dalla famiglia? Ah, guarda, io intanto non lo so, ma se cosa passa in mia vita, sta sicuro che posso sapere cosa passa intanto. Ora ti mangeremo. Sembra che Leonino però prima si sia concesso il lusso di rubare una Ferrari. Sì, ma la Ferrari è stata ritrovata e il vecchietto si è fatto pure beffa dei carabinieri. Comunque dicono che si è anche armato, l'hanno visto con un coltello. Ti rendi conto? Cavolo, allora il nonnetto è pericoloso, qui non si scherza. È vero, però sai cosa? Che io ho lavorato in una casa di cura, no? E so che a quest'età rischiano anche di diventare pericolosi se sono soprattutto malati, spaventati in certe situazioni. Quindi anche può essere anche un pericolo per se stesso e per gli altri. Io questo non lo so. Ne è ancora acerba, ma se trovo il coltello ce la dividiamo. Dove ho messo il coltello? Ma scusi, noi non ci siamo mica presentati ancora. Come mi ha detto che si chiama? Ah, non gliel'ho detto? Glielo dico se mi prometti di non fare battute sul mio nome.
battute del tipo gli ultimi saranno i primi. Praticamente gliel'ho già detto. Praticamente gliel'ho detto. Ultimo? Sì. No! Non farmi del male, per favore, non farmi del male. Cosa ne prende? Non farmi del male, io fa tutto quello che vuole lei, per favore, non farmi del male. Ma è pazzita? Prendi pure la mia macchina, prendi i miei soldi, per favore, io ho due bambini che mi aspettano. Ma sta bene? Per favore, non farmi del male. Ma sono venuto a trovare il coltello, se no come faccio a farlo a pezzi? Ma come l'ho fatta quella crema lì? Ma è impazzita! Ma dove va? Torni indietro! Ma io non so guidare, vengo indietro! Ma è possibile, tutti gli idioti li trovo io oggi! Ma vaffanculo te la Grecia che ti sei mangiato! Buonasera. Buonasera a lei. Mi può far vedere le analisi mediche di suo padre, le ultime? Ma cosa vuole scoprire? Mio padre è sano come un pesce, sì, avrà un po' di colesterolo, a volte la pressione è alta, ma... Guardi, scusi se la interrompo, ma l'ipertensione può essere il segno di un disagio e di un malessere molto più generale. Innanzitutto lo stress, problemi familiari, emarginazione in famiglia, difficoltà nella vita familiare, carenze davvero d'affetto e disagio della vita di famiglia. Questo può essere anche un elemento scatenante della violenza di suo padre. Ma cosa sta dicendo? Cosa vuole insinuare? Mio padre è stato circondato da affetto e di amore. Lei sta facendo un quadro di noi e della nostra famiglia e di mio padre. Di pura fantasia. Ricevetevi, perché io non ce la faccio più. Ma siete tutti pazzi in questa casa. E io me ne vado, eh. Così qua, senza fare questo. Oddio mio, non chiudete la porta. Ma cosa hai fatto con questo zigomo? È stato il nonno con la sedia. Ah. Ma è stato accidentale, via, ora... Pura fantasia, pura fantasia. Ma che ci fa, un romanzo? Questa è una famiglia in bilico. Buonasera, siamo Dirette Viva, io vorrei fare un'intervista a qualcuno. Come ti può entrare? Ma guardi, mi ci vuole soltanto un attimo. Buonasera, amici telespettatori, ci troviamo nella casa di Ultimo Carico e qui accanto a me c'è sua nuora che vorrebbe fare una dichiarazione. Prego, signora. Anche per le lussuose Ferrari c'è un problema serio. Cinque rosse sono andate a fuoco. L'ultima proprio stamattina, nei pressi di Prato. Eva Bruni. Sì, la Ferrari è bruciata proprio qui, nei pressi di Prato. Ma al momento dell'incidente, alla guida, c'erano proprio i due carabinieri che hanno sequestrato l'auto a Ultimo Carico. I due, che non hanno resistito alla tentazione di farsi un giro con la Ferrari, sono usciti indenni dall'incidente, ma sospesi dal servizio, devono rispondere per furto aggravato. Oh, minchia, lo vecchio ha fatto un miracolo. Ma capisci, a storia di moi ero già carbonizzato. Evidentemente il professore ha preso gusto al furto, tant'è vero che ha rubato un'altra macchina. Guarda lì! Può partire adesso il contributo. Ha imparato subito il ragazzo, Sì, sì, dall'inizio l'ho preso, era tutto bellino, un vecchietto, l'ho trovato lì per il metodo di strada, mi faceva pena. Dall'inizio chiacchieravamo, era tutto normale. Mi ha fregato il coltello quel pezzo di poi, me. Dal punto di vista che cambiato, delinquente. Discorsi strani. Se va a ammazzare qualcuno con quel coltello mi beccano subito. Ci sono le mie iniziali lì sopra. Praticamente sono fottuto. Mi stava per uccidere. Io meno male mi sono riuscito a scappare in tempo. Stava per prendere il coltello. Oddio, dovete fermarlo. Poi mi ha rubato la mia andiamo, macchina. Andiamo, andiamo. Oddio, fermatelo. Che si torna tanto. Poi così, ma non si paga. L'autore del furto, Ultimo Carico, è tuttora ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Adesso ma io lo conosco, l'ho incontrato, è un mio amico. Ma mio, che c'ha mio vecchio delinquente? Ma quale delinquente? Un uomo che inventa quelle frasi non può essere un delinquente. È un poeta sensibile. Quali frasi? Appena sentito il mio nome mi ha dedicato un bellissimo verso. Ti ha dedicato una poesia? Ti voleva sedurre? Oh, lo sapevo. Appena il primo cretino mi fa sentire importanti, cascate me per le cotte. Ma babbo, era sincero. Ma sei stupido, tu mandavi a Firenze per conoscere la città. Sei ingiusto, è una persona buona. Tra l'altro lo devo incontrare perché gli devo dare il berretto. Il berretto? Poverino, gli è caduto fuori dall'autobus e l'ho raccolto per restituirglielo. Ascolta, ora tu vai da Rabinè e tu gli racconti tutto. Non capisci, è tutta una trappola? Prima ti incanta la poesia, poi fa finta di perdere il berretto per farselo segnare. Perché? Per incontrarti da sola, da qualche parte, è diabolico. Tu pensi che il mostro di Firenze sia stato preso? Eh no, ora potrebbe avere la sua età. Allontani dalla mia macchina! Dove cazzo l'ha rubato questo ventilatore? Oh, fratello, sta calmo! L'abbiamo preso dalla sfasatura! A noi ci basta quello che buttate via per vivere! Non abbiamo bisogno di rubare come fai tu! Oh, mi dispiace che non ho tempo, sennò ti spaccherei tutti i denti! Io ti conosco bene, sai, tu truffi tutti i vecchi rincoglioniti che non si sanno difendere! Bastardo! Oh, fianco di merda, entra nel tuo cazzo di macchina e togliti dalle palle! Via. Sennò io ti faccio nero! Via! Brigadiere, abbiamo il filmato dell'autogrill.
Fa vedere. Il bambù? Ma cosa gli è preso? Allora sta male. Vi vuoi seguire in direzione, per cortesia? Cameriere, un'insalata. Poco olio, per favore. Sa il colesterolo. Sì, perché 5 etti di parmigiano che si è fatto fuori sono senza calorie. Parmigiano? Io sto mangiando la polenta. No. Questa è polenta. Eppure io quel signore l'ho già visto. Non mi ricordo dove, ma io l'ho già visto. Signore, si sente male? Vuole un po' d'acqua? Ce l'ho già. Ma quello è vino. Si sente male? Vuole che chiami un'ambulanza? L'accompagniamo a casa? Se vuole l'accompagno io a casa personalmente. Non faccio complimenti. Scusate, sapete come si fa a mettere una pera intera in una bottiglia di grappa? Ma che sta dicendo? Lo sapevo. Siete senza immaginazione. È questa la cosa che mi fa paura. Arrivare a quell'età e in quelle condizioni. Ma sì! È il vecchio che stanno cercando! L'hanno detto in televisione! Oddio! Ma quello va in giro armato! Chiamiamo i carabinieri! È là, eccolo! Oddio, c'è il coltello indietro! Chissà come sarebbe la visuale da lassù. Tenere l'infinito nel palmo della tua mano. Quello fa l'autostop, chissà dove è andato. Eccolo, eccolo, ho visto. Eccolo, guarda dov'è. Oh, mo. Guarda dove ha messo il coltello. La testa di cazzo. Lo pezzo di merda. Preso? Ma quale, porca puttana, per poco non mi beccava. Chi? Di Carramba, sono entrato in mezzo nella retata. Mannaggia l'opera, mannaggia. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non ne vedi che non ho nulla? Che cosa ci posso fare? Io non sono tenuta a controllare tutta la gente che entra qua dentro. Ma lo sa quante persone entrano qua? Che cosa faccio? Guardo in tasca uno per uno se hanno la droga? Shot core, mi sono finita anche a voi, eh? Mi percosisca. Non ce l'ho. Oh, cosa volevi? Stai fermo. Togli le scarpe. Dai, mi vuoi spogliare nudo? Mettiti al muro. Muoviti. Ehi, vacci piano, sono una donna. Vieni qua, fermo, fermo. Controlla, non ho niente. Oh, buona, non ho chat cari, ditela contro luce. C'ha donne prima. Hai finito? Non fare il furbo. Tieni qua. Muoviti. E cercate. Siamo qui. Dove siamo? In Afghanistan.
Pensi che siamo venuti fin qui per niente? Verità. Te lo giuro, come te lo devo dire, sono pulito. Oh, sta attento, sta uscendo. Per quale motivo? Devo andare a casa, la mammina mi ha poi pagato la merenda. Si è convinto ora. Forza, smammate, per questa volta l'avete fatta franca. Alla prossima. Sì, sì, alla prossima. Forza, ci puoi contare. Forza. Cazzo! Ti sei sniffato il cervello, pensa il grosso cretino, che cazzo ci fai? Andiamo, andiamo! Voglio che vada a cantarla, cazzo! Dalla gioia! Aspetta! Andiamo! Ragazzi, andiamo. Ci muoviamo, sì o no? Ti muovi? Che schifo! Chiama la mamma, dille di andare a cercare intorno allo stadio. Scusa, ma se ha rubato un'altra auto, cosa ci va a fare allo stadio? Ma mica t'ho detto che è andata a vedere la partita, cretino! Ho detto intorno allo stadio! Proprio lì dovevate mettere la testa di cazzo. Dove cazzo sarà andato sto vecchio di merda? Forza ragazzi, smistiamoci, dobbiamo dividerci. Voi due venite qui. Andate a vedere se è andato in centro, ok? Tutti i negozi. Dove va? Verso il parco. Dai, sbrigati. Voi, capito? In centro, in centro. Voi due, con me. Ma sono io in prigione o voi? Pronto? C'è un signore che vorrebbe parlarti, te lo passo. Buonasera. Buonasera, mi dica. Ho bisogno di parlare a quattro occhi con lei. Mi hanno riferito tutto. Lei si sta comportando molto male. Voglio incontrarla. Senta, ho un problema, possiamo parlare per telefono, ma... E poi mi pare che la faccenda sia già stata chiarita, no? Signore, lei deve venire qui. Ho fatto molta strada per incontrarla. Ma lei non può deludermi. È una questione di principio. So che lei vorrebbe prendere delle decisioni sfavorevoli al nostro gruppo. Ma niente affatto, ho già parlato col signor Amir, l'ho tranquillizzato. Gli ho detto che le camere sono vostre. E nessuno vi sbatterà fuori. Gli ho dato la mia parola, cosa vuole di più? Gli israeliani si arrangeranno. Vuole che gli dica che a me degli israeliani non me ne frega niente. Ah sì? Bene. Se ci tiene al suo albergo, venga prima possibile, dottore. Le passo il portiere. Ma cosa vuole ancora questo qui? L'ebreo mi sta guardando male, arrabbiato. Ma come l'ebreo? Ma non è lì palestinese? È il portavoce dell'ambasciatore israeliano. Come stai, babbo? Tutto bene, babbo? Questi mi bombardano l'albergo. Eccolo là. Eccolo là. Dai. Che cammina sulle strisce? Che è impazzito? Vai, vicino. Ma che fai in mezzo alla strada? Ma dove cammini? Ma è scemo. Ragazzi, questo qui c'ha l'Alzheimer, ve lo dico io.
Allora, ragazzo, vai a spasso. Il nonno! Ma che succede oggi? Lascia stare il vento. Basta! Ah, ah, che cazzo ci fai? Che cazzo? Dove è? Fuori, ragazzi! Bastardi, che cazzo vogliono? Lasciatelo, porto figli di puttana! Lasciatelo! Figlio di puttana! Che cazzo sei tu? Tornatene in macchina, testa di cazzo! Stai fermo! Cazzo di merda! Via, 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 via! Tutti dentro, dentro, dentro! Che sta succedendo, eh? Quei delinquenti volevano prendere mio padre. Suo padre? E dov'è suo padre? È scappato. Perché sarebbe dovuto scappare, visto che c'era lei a difenderlo? Chi lo sa, vorrei saperlo anch'io. Senta, mio padre è ultimo carico, abbiamo denunciato la scomparsa stamani mattina. Ah, il ladro della Ferrari. Senti, stia attenta a come parla, perché mio padre non è un ladro. Allora, tanto per cominciare, mi dai i documenti. E poi mi spiega perché voleva aggredire quei ragazzi. Sembra che ce l'abbiate come vizio di famiglia. Di dar noi alla gente, vero? Senta, lei sta prendendo una cantonata. Cantonata o no, voi rimanete qua. E ora facciamo i controlli. Mi raccomando. Sta fermo. Who am I? A volte me lo domando. Ma chi sono io? Sono quello che sorride ai passanti o quello che impreca se qualcuno appena lo sfiora? Io non sono uno solo, sono due in uno, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, uomo da bene il giorno, ma la notte no. La notte scivolo in silenzio rasente i muri, vado in una fumeria doppio, porto una benda sull'occhio, mi chiamano El Diablo. Sono l'agnello e sono la tigre, la quiete e la tempesta, il sorriso e la tristezza. Sono un cancro e sono un leone. Corpo ed anima, materia e spirito, voglia e ritegno, decisioni improvvise, ma eterni dubbi. Io sono una contraddizione vivente. Sono sempre d'accordo con chi non la pensa come me. Tutto quello che faccio io è sbagliato. Gli altri hanno sempre ragione, io ho sempre torto. E questo mi secca. Mi piace la via di mezzo, il compromesso. Mi adeguo. Sono sincero e sono bugiardo. E sono vanitoso. Forse non sono due in uno, sono qualcosa di più, molto di più. Sono una società, una cooperativa, un camaleonte, uno zelig. Ho 100 facce come diamanti e come diamanti taglio e mi taglio e sanguino e rido e svengo. Forse sarà banale, ma io sono come tu mi vuoi. Se sei una donna io sono il tuo uomo, se sei un uomo io sono la tua donna o se preferisci il tuo uomo. Se sei un padre io ti sono figlio, però nel caso posso farti da padre. Se sei un amico ti sono amico, ma attento, se pungi mordo. Se sei un bambino gioco con te, se ridi rido, se piangi piango, però a volte continuo a ridere. Però vedi, lasciami la libertà di scegliere che cosa essere, per la voglia di esserlo, per il piacere di esserlo. Lascia che sia un gioco. Non dirmi mai devi. Potrei allontanarmi e dirti di no. E allora dovrei andare davanti allo specchio per vedere chi sono. Ma a volte lo specchio non riflette la mia immagine. No, no, non sono un vampiro. È che non sono lì. Eppure io sono. Ma a nessuno interessa. Nessuno sa chi sono. E quindi non saprò mai who I am. Dedicarmi un verso. Volentieri, mi dia la penna per favore. Sì. E dove gliela scrivo? Sulla pelle, me lo scriva qui, dietro la spalla. Sì? Yeah. What? Oh, show me. Oh, show very nice. Show it to everyone.
Ecco che si incomincia a capire qualcosa. Ma cosa ha capito lei? Maresciallo. Ma che cazzo? Maresciallo. Fermi, fermi! È inutile che fate rischiare! Tanto è colpa vostra! Dai ore per te! Stai zitto, idiota! Chiama un'ambulanza! Ho già perpesi Dio! Chiama un'ambulanza, piuttosto! Chiama un'ambulanza! Cretino! Vabbè, dai, mammare! Oh, ancora qui, mammare! Sbrigati, mi sono intossicato! Sbrigati! Fate presto! Senti, te non ti sei mai accorto se il nonno a casa portava la cocaina? Un attimo, lasci... Dai, va a rispondere. Dammi qua, parlo io con l'ambulanza. Pronto? Buongiorno. Un'ambulanza, per favore, col medico a bordo. Si tratta di una grave intossicazione a cocaina. Sì, va bene, gliela mando subito. Arrivederci. Arrivederci. Come arrivederci? Dove la manda l'ambulanza se non gli dio la via, eh? È giusto, giusto. Mi dica, mi dica. Dottore! In che via siamo? Maresciallo, state parlando con me? E con chi cazzo devo parlare, no? Guarda sta via, come si chiama? Via Bixio, maresciallo. Sicché chi se ne frega degli israeliani? Senta, io l'ho detto ma non l'ho mai pensato. Secondo lei questa è una risposta soddisfacente? Certo che no, ma è la verità. Quindi lei pensa bene ma parla e agisce male? Senta, io sono stato costretto a dire quelle parole. Quindi se lei è minacciato, dice quello che non pensa, è così? Ci può stare. Ci può stare. E se io adesso la minaccio, lei cosa pensa? Io penso quello che vuole lei. Bene, vedo che lei ha una grande personalità. Allora io voglio che lei pensi, seriamente, a fare sgomberare le camere per il mio gruppo. E se dovesse commettere l'errore di non fare seguire con i fatti quello che stiamo dicendo, le conseguenze potrebbero essere devastanti per lei, i suoi figli e tutti i componenti della sua famiglia. Mi sono spiegato, dottore. Sì. Quest'uomo si è sbagliato!
bambine, forza, seguitemi. Andiamo, dai. Abbiamo coperto tutta la zona nord, ora facciamo il centro. Ma che hai fatto? La situazione in albergo è molto complicata, ci hanno minacciato di morte, dovete stare in casa. Ma tu hai perso la testa? Ma voi non siete uomini, ma che caca sotto? Io non lo so, guarda. Vai su a farti una doccia, puzzi come un cane. Porti alla spiaggia. Oh, un'ambulanza là, oh! Maresciallo, l'ambulanza non si è fermata! Ma dove cazzo andremo a finire? Scusate, mi dovete aiutare, io sto cercando disperatamente quest'uomo. Non lo vedi? Lo stiamo cercando anche noi. Oddio, no. Mamma, lei è quella che ha rubato il berretto al nonno. Avete visto come è andata la ragazza e stava parlando con voi? Chi è? Ah, lo state cercando anche voi, il maniaco, eh? Quella ragazza di prima è mia figlia, ha perso la testa perché il farabutto. Mi raccomando, se la incontrate, fermatela, eh! Qui ora si fa quello che dico io. Ora qui prendiamo una decisione seria. Sì, e cosa vuoi fare? Ora lo vedi, fammi vedere la piantina. No. Possiamo liberare queste camere. Possiamo dire che abbiamo un problema all'impianto del metano. Sono dalla 42 alla 50. Ma come vuoi mandare via loro? Ti ci metti anche te ora. L'unica soluzione possibile. Dai, chiamali. Ah no, guarda, non c'è bisogno. Sono quelli seduti lì. Ora vai da loro e gli dici quello che ti ho detto. Ma per niente al mondo. Io queste porcherie non le faccio. Ma come? Vuoi essere licenziato? Questo è il tuo lavoro? No, il mio lavoro è fare la persona onesta. Quando c'è un'emergenza il fine giustifica i mezzi. Lo facciamo a fin di bene, no? Vuoi che succeda una tragedia? E cos'è? Mi vuoi licenziare? Guarda che io ti pianto una grana che te la ricordi per tutta la vita, hai capito? Io ci metto un secondo ad andare ai sindacati. Con te non si può nemmeno discutere. Capito? Ci vado io. Cercavo il signor Virgadan. Tranquillo. Ehi. Io sono, mi dica. Piacere, sono il direttore dell'albergo. Ah, ben a seguito. Abbiamo un piccolo problema. L'impianto a metano che attraversa le vostre camere ha qualche anomalia e quindi purtroppo dovete lasciare le stanze. È un'emergenza. Beh, non ha chiamato i vigili, che ci aspetta? Sì, stanno arrivando, ma mi hanno ordinato in via precauzionale di liberare le stanze. Ma non ci sono problemi, non si preoccupi. Tanto noi dobbiamo partire domattina. Stasera possiamo dormire qui sul divano, no? Dottore, non ci accomodiamo. Ma c'è? Il divano è comodo. Non potete dormire sui divani, la legge non lo permette. La legge? La legge. Senta, lei sta parlando di emergenza, no? E se abbiamo un controllo diremo che c'è un'emergenza. E che minchia, se c'è un terremoto e mi sta cadendo un palazzo sulla testa, che il vigile mi fa la multa perché mi sposto sulla corsia di sinistra? Non esageri. Voi dovete liberare tassativamente le camere entro le 8. Naturalmente riceverete un indennizzo, mi sembra ovvio. Sono venuto di persona perché non ci siano imbrogli.
Se avete fatto doppia prenotazione, la colpa non è nostra. Avete capito? A fuga di gas. Parli piano, parli piano. Capito? Ragazzi, voi non mi muovete di questo albergo. Qui sta scherzando col fuoco. Qui ci sono persone di serie A e persone di serie B, no? È proprio così, guardi, mi spiace, però... Senta, se lei continua a dire quello che mi ha detto, io le giuro che le stacco i coglioni e le attacco al collo come una collana, capito? Come non detto, come non detto. Mi perdoni. Questi sono più pericolosi di tutti, lasciamoli stare. Oh, ecco! Bene, sbriga! Tu vai a destra, io a sinistra. Oh, non te lo fare scappare. Tienilo dopo. Ma dove cazzo andrò? Ma quando arriva sta ambulanza? Se esco vivo a sta storia denuncio tutti per mala sanità. E fa anche bene, vado ciò. Che sta facendo? Le tolgo questa merda davanti. Non vorrei arrivasse un colpo di vento. Un errore. Calmi. C'è stato un errore. Calmi. Andiamo via subito. Andiamo via subito. Ammazzo. Non ti trovo qui. Figli di puttana. Andiamo vicini. Ti ammazzo tutti questi. Piccolino, dai, vieni con me. Dai, cammina. No. Dai, forza. Non voglio. No, non è mia moglie nemmeno, per favore, no. Non voglio tornare a casa, non voglio. A casa, al cimitero, ti portiamo, se non ti bravo. No, da mia moglie nemmeno. Hai capito che devi smettere di fare No, fai vedere le tasche. Forza, svuota queste tasche, muovi. Svuotale. Lo sai cosa cerchiamo, stronzo? Mio caro dottor Carico, lei sta recitando una parte.
E farebbe bene a dirci cosa si nasconde dietro tutta questa sceneggiata della scomparsa di suo padre. Cosa voleva oggi da quei ragazzi appresi a calci e pugni? Senta, io non ho più voglia di parlare. Faccia quello che vuole, mi arresti, mi metto in cella, mi faccia sparire. Pronto? Beato, che devo fare? Fra un po' questi arrivano, io ricevo minacce da tutti. Io non lo so. Io so solo che se i palestinesi e gli israeliani si ammazzano, la colpa è mia. Ora vi piano. Tifosi, se vi prendo vi strozzo queste mani. Ti merito, non ho le È la terza volta in un mese ci rapinate, figli di puttana. Guardi, schifosi. Pronto? Ieri mi hanno rapinato. Pronto, Terry? Pezzi di merda. Stamattina mi hanno rubato la macchina. Oh, abbiamo preso il pulcino. Si sa, siamo fottuti. Si sta salugando un gruppo di Spotify. Ma che cazzo dici? Dammi il telefono. Pronto? Chi sono questi? Sì, sono i Bottegai, sono l'esercito. Ci vogliono ammazzare. Dove siete? Che vogliono da voi? Ma te l'ho detto, sono Bottegai. Se non venite subito ci fanno... Ma la popetta questi bastardi. Sei un coglione. Così come ti sei cacciato nei guai, così ne esci fuori, cazzi tuoi. Noi adesso abbiamo da fare, stiamo andando al casolare col vecchio. Ma che è successo? Che è successo? Invece di cercare il vecchio si sono messi a rapinare i negozi. Idioti. Che hanno detto? Che vengono? Ci hanno mandato a cagare. Ma cosa vuol dire quel pezzo? Carne tritata. Quello che diventeremo noi se ci prendono. Andiamo via, cazzo. Dove state andando? Per casa mia, dovevate girare a destra. Ah, allora è la vista buona, vecchio. Bendatelo. Perché? Senti, vecchiaccio, ora stai zitto, sennò ti tappiamo anche la bocca. Ma vi mando mio figlio? Tappategli anche la bocca. No, la bocca no, per favore, vi prometto, sto zitto. Dopo ti facciamo parlare. E come se parlerà? Non c'è un cazzo qui. Oh, muovetevi. Ma che cazzo lo vendiamo se non c'è niente? Gli tappo gli occhi con le mani. Non provare a mettermi le mani addosso. Se no che fai, sentiamo? No, mi sento male, non lo sopporto. Secondo me è meglio tapparle anche gli orecchi. No. Non si sa mai. Dici che può ricostruire il percorso con i rumori? Ovvio. Giovane, sana, no. Sveglio. No. Tieni. No. No, le orecchie, no, impazzisco, mi sale la pressione. Ok, ok, sai che facciamo? Non facciamo niente. Puoi guardare, parlare e sentire. Tanto il tuo viaggio è senza ritorno. No. Bendatemi. Se mi bendate, ma normalmente non sento niente. Oh, ho visto che tu hai calzini lunghi. Forza, levati un calzino, bendami. Su. Torna qui, Ilaria! Dove vai? Cazzo, sono andato! Ma sta per tutte! Stronati! Maledetti! Vai giù! Eccoli! Ma qui fra un po' succede una carneficina, io me lo sento. E questi qui non fanno altro che pensare a corteggiare le straniere. Sì, aspettami. Scusate, io devo andare. Nello stato in cui si trova, è conveniente che rimanga a casa. Perché sono agli arresti domiciliari? No, ma è stato confusionale. Sentite, io ho un grosso problema. Sì, l'abbiamo capito tutti che lei ha un grosso problema. Ed è per questo che le ordiniamo di rimanere a casa. Ma io ho un impegno inderogabile. Ah sì? La sta aspettando Barack Obama? Ha un summit internazionale sul disarmo?
Forse venga in camera da letto. Ma dice sul serio? Ho l'aria di chi scherza? Che fai? Guarda ciò, questa è roba di Napoli, eh. E questa è roba buona, veramente, roba, cioè, eccezionale, Marezzo. Detto, e tu di dove sei? Io sei. Dico, io sono italiano, Lecce, sud di Italy, no? Tu di dove sei? Io sei. Meno male che c'era una mia amica, no, che parlava bene inglese, insegnante di inglese, e si gira e dice, guarda, che USA non vuol dire di dove sei, vuol dire USA, capito? USA vuol dire USA. E io lo guardo e dico, allora di America, no? USA. Che cazzo. Mannaggia. Spettacolare, no? Oh, non ti fa ridere. USA. Vabbè. Oh. Pronto? Sì, pronto. Senta, io sono Ilaria, lei non mi conosce. Sono un'amica di Ultimo. Ho qui il volantino col vostro numero di telefono. L'ho visto dentro un'auto, era bendato. Io mi sveglio. Oh, che cazzo ridi? Cazzo scemo. No, no, no. E tu cazzo. Cazzo. Sto scemo, stronzo. Stavo facendo una cosa seria, tu mi ridi. Che cazzo. Oh, sveglia, siamo al capolinea. Forza, giovane. Oh. Nonno, sveglia. Dagli due schiaffi. Ma che è morto? Tua sorella è morta. Lasciatemi dormire. Togli il culo dal sedile. Forza, dai. Scendi, ci sono le paste calde. Ma che dici? Forza. Oggi tutti i dementi li incontro io. Dai. Ma mi dite cosa volete da me? Senti, vecchio verme, non far finta di avere l'arteriosclerosi. Lo sai benissimo cosa vogliamo da te. A proposito, come ti chiami, vecchio verme? Ultimo. E di cognome? Carico. Mi chiamo Ultimo Carico. Ci prende pure per il culo. Vedi bene che vide Ultimo. Pensi che all'inizio ho denunciato la scomparsa del padre. Poi abbiamo scoperto che il padre è un ladro e uno spacciatore. E poi abbiamo sentito con le nostre orecchie che si rende responsabile del conflitto arabo-israeliano. Comunitari di merda! Se no ci pensa la polizia, ci pensiamo noi! Oh, come cazzo sono andato? Fresca? Dai, togli sta giacca. Hai finito di farmi il furbo, eh? Finalmente ho il piacere di guardarti negli occhi, vecchio verme. Dov'è la coca? Non c'è un cazzo qui. Io l'ho messa qui. Dove diavolo l'hai insegnata? Qui non c'è niente. Chi è questa roba? Dove l'hai nascosta? Cos'è sta roba? Guarda qui, un coltello, pezzo di... Vai giù al mato, ragazzo, eh? Guarda, senti, senti. Vado in una fumeria doppio, mi chiamano il diavolo. Poi ho 100 facce come diamanti e come diamanti mi taglio e sanguino e svengo e sorrido. Ora vediamo se sorridi. Il diavolo. Ma cosa volete da me? Sono solo poesie. Oh! Come si fa a mettere una pera intera dentro una bottiglia di grappa? Leggi, va avanti, come si fa? Non c'è scritto. Fa vedere. Ma come secondo me la costruiscono intorno. Oh cazzo, è una pera finta. Hai visto come quando costruiscono le navi dentro le bottiglie, no? Ma no, ma che dici? Aspetta, no, io invece penso imbecilli, che... siamo venuti fin qua per dire cazzate. Sono indovinelli, ma per voi sono troppo difficili. Ah, indovinelli. Allora vediamo se indovini cosa ci faccio fra poco con questo coltello. Spero che ci taglierai il pane. Sbagliato. Anche la carne. Dove hai messo la coca? Dove l'hai nascosta, bastardo? Di cosa stai parlando? Io non sopporto quando fate gli stupidi. Quando fate finta di non capire, mi va il sangue al cervello. Ma perché parli al plurale? Perché non sei il primo stupido che mando prima del termine al Padre Eterno. Hai capito?
cadavere. Sei maleducato. Io non sono maleducato. Sono cattivo. Ma hai capito quello che ho detto? Se non parli di te non troveranno nemmeno le tue ossa marce. Ti sciolgo nell'acido. Ah, in questo caso realizzeresti il mio sogno. Volevo essere cremato. Nell'acido forse è meglio. Ci sto. Sì, ti accontento. Ma devi fare i conti con quello che viene prima. Il dolore. Se non parli, questo coltello comincerà a farti male. Cazzo, se lo ammazzo con il mio coltello sono fottuto. Oh, hai finto di avere una pistola in tasca, non ti muovere. Hai capito quello? Come? La pistola in tasca. Fermo, fermo! Fermiamo quel coltello, non mi muovete! Il mio amico è armato! Figlio di puttana, sei il socio. Tu intanto dammi quel coltello. Dai, metti giù il coltello. Metti giù il coltello. Ti stai scavando la fossa con le tue mani. Per ora nella fossa ci sei più vicino tu. Il mio amico spara a mio ordine. Quindi non provare ad ammazzare il vecchio con quel coltello. Bravo, amico mio, ora sì che hai le palle. Tu stai zitto, non me ne frega un cazzo di te. Ammazzalo come vuoi, ma non con il mio coltello. Allora sei rimasto il solito idiota. È da stamattina che mi prende per il culo, farebbero pure bene. Mettilo giù, dai! Dai, su, dai! Bastardi. Ma niente! Si sono incazzati per niente? Te lo giuro per niente! Non si fate proprio niente! Va bene, poi noi tre faremo i conti. Ora occupiamoci di questi straccioni, li faccio spaventare io. Oh, tu, tira fuori la pistola. Ma quella pistola, stavo bluffando. Bastardi, al bagno, al bagno, di là, dall'altra parte! Io voglio sapere che cazzo vogliono questi! Cosa facciamo? Dai! Coglione! Perché sei venuto qui? Perché? Non sapevo dove andare. Lascialo stare. Dai! Non stare fermo! Coglione! Che cazzo hai da guardare? Muoviti! Via, alla porta! Bastardi schifosi! Mettete i bastoni, ragazzi! Cosa ci devo fare? Difenditi con questo. Li ammazzo uno per uno! Gli faccio scegliere la merda dagli occhi a quei figli di puttana! Andate a farvi fottere! Porca troia, quello è mio zio. Chi? Il gioielliere, il proprietario della Ferrari. Porca troia, quella è una bestia. È stato in Iraq con la folla. Appena ti prende ti massacra. Perché solo a me? È perché le hai rubato la Ferrari. Io non ho rubato niente, sei stato tu. Sì, ma lui non lo sa. Hai visto la mente? Difenditi con questo, è meglio. Pronto? Che cosa vuoi? Ho preso una decisione irremovibile. Mi ammazzo tutti sti extracomunitari, uno per uno! Extracomunitari di merda. Ce n'è solo uno qua. Ma vaffanculo. Cazzo, parla con tuo zio. È tuo zio, no? Acquisito. Me ne può fregare di meno di me. Ma andiamo a fare il vecchio, vediamo cosa fanno. Se sono bastardi come te, lo ammazzano come stai facendo tu. Ma non dire minchiate, volevo solo imporre per farlo parlare. E vabbè, allora mandiamolo fuori. E se lo ammazzano sul serio? Beh, se ammazzano il capo saranno soddisfatti. Senti, vecchio verme, se ci troviamo in questo casino la colpa è solo tua. Ora ti alzi e vai a parlare con quei criminali. Parlare? E che cosa gli devo dire? Che sei il nostro capo.
Dai, alzati. Dai, alzati, vecchio verme. Ehi, hai capito che devi uscire? Parla. Ascoltate! Vorrei parlarvi! Non so cosa dire! Ti rincoglio, te devi dire che sei il nostro capo, che noi lavoriamo per te. Capito? Parla! Signori! Fermatemi, prego! Esci fuori, pezzo di merda, ti voglio guardare in faccia! Io esco, però dovete garantirmi che non fate del male a questi ragazzi! Esci fuori! Prima esci e dopo decidiamo, bastardo! Va bene, io vengo! Però state attenti, anche questi ragazzi sono armati! Evitiamo una strage! Avanti, fai finta di avere la pistola! Su! Sono io il responsabile di tutto! Questi ragazzi lavorano per me! Guarda chi è! Quel figlio di puttana mi ha rubato il Ferrari! Pezzo di merda! E lui? Pezzo di fetuso, ma io ti mangio il cuore, ti mangio! Vieni qua! No! Zio, lascialo stare! L'ho presa io la Ferrari! Mattia! Volevo farmi un giro, Te lo giuro, non c'entra niente, Gio. Non me ne frega un cazzo! Siete tutti della stessa banda, siete! Anche se sei vecchio, ti darò una lezione, te la ricorderai anche nell'aldilà! Io vi ammazzo tutti e due, bastardi! E se finisco in galera non mi ne frega nulla! Ma come cazzo? Dai, vieni! Basta! Ma quello cazzo? Succede la fine del mondo. Io che sono, oddio, quindi fra poco arrivano in albergo. Pronto? Pronto, sono arrivati. Beato, io credo di avere la febbre, guarda. Io devo andare a casa. Tu di lì non ti muovi, capito? Io ti licenzio in tronco. Coniglio, vigliacco, ho la febbre. Se metti il culo fuori dall'albergo, considerati licenziato. E poi vai dai sindacati, da che cazzo ti pare? Arrostiremo come maiali. Che cazzo fanno? Oh, ma che cazzo fanno? Sì. Ragazzi, una soluzione. Ma che fanno qui? Io vi brucio come è bruciata la Ferrari. Bastardi. 220.000 euro in fumo, pezzo di merda! Oh, ma sono pazzo! Figli di puttana! Colore del merda! Che cazzo vogliono fare? Sono venuti in Italia per morire! Ma quanto mi figli di puttana! Io non sono davvero! Ragazzi, io sono fuori. Facciamo qualcosa. Io ho un'idea. Dilla, che aspetti? Bastardi! Se non vogliamo morire tutti cremati, chiamiamo la polizia. Giusto, giusto, chiamiamo gli sbirri. Preferisco chiamare il chiago funebre. Stai zitto, cretino. Ma che cazzo dite? È una vergogna rendersi un mucchio di straccioni. Bastardi, state facendo morire il vecchio. Io esco e vi faccio il culo a tutti. Oddio, no! Amore, come stai? Cazzo, il vecchio sta male. E che dobbiamo fare? La cosa più semplice, chiamare i carabinieri. Oddio, che si fa? Andiamo a finire tutti in galera.
Meglio in galera che al cimitero. Arrendersi non è una sconfitta. Sì, sì, chiamiamoli. Pronto, carabinieri. Dovete venire subito. Siamo in pericolo. C'è un gruppo. Siamo circondati da un gruppo di persone che vogliono ammazzare. Dovete venire subito. Chi è lei? Mi dia le sue generalità. Io sono Victor Roxedder. Chi sono gli aggressori? Ma sono Putigai, i negozianti, i giornali, ma non lo so. Senta, voglio sapere chi sono i malviventi. Ma te l'ho detto, sono loro. Loro chi? Lei è il proprietario del negozio. Ma no, loro credono che siamo dei ladri, ma non è ma vero. Ma come cazzo parla questo? Noi siamo semplicemente spacciatori. Come, come? Porca troia. Senta, io voglio sapere chi sono i malviventi. Scusi, il mio amico è straniero e non parla bene l'italiano. Se si concentra un attimo su quello che dico, capirà. Sembra assurdo, lo so, ma noi siamo i ladri e gli spacciatori. Gli aggressori sono i negozianti. Pronto? Maresciallo! Per urgenza! Ferma, ferma! Ecco la macchina! È quella! Tieni, prendi questo. Dai, dai, qui siamo meglio. Voglio fuori! Basta! Esci, esci, basta! Fuori! Siamo arresi! Basta! Babbo! Ma quella è la voce di mio padre. Basta! Ma vai, vai! Vai via, vai via! Vai via! Vai via! Lasciatelo! Fermo. Lasciatelo! Lasciatelo! Ferma! Con cazzo. Oh, dovete restare noi, cazzo! Brigatevi! Abbiamo chiamato noi! Non si caduta! Brigata! Dov'è il vecchio? Forza, uscite uno alla volta, dai! Mani sulla testa, forza, usciamo tutti, forza! Pronto? Devi venire subito qui in albergo, sta succedendo qualcosa di incredibile. Vieni subito, c'è anche tuo padre. Ma com'è possibile? Adesso non posso spiegarti, vieni subito. Pronto? È tornato a casa, sia benedetto il cielo, sta bene. Se mi hanno detto che era nato. Sì, prima, ma poi è venuto. Il portiere mi ha detto che lì sta accadendo qualcosa di incredibile. Ma io lo sapevo. Detto che in albergo è tutto a posto. Come tutto a posto? Passamelo. No, ora è uscito, ma stai tranquillo, torna subito. Ha detto che doveva incontrare una sua amica. Sono arrivati. Tutto risolto. Sono tutti in camera a riposare. Ti presento il loro allenatore. Are you the director? Nice to meet you. And nice to meet you. Thank you very much for your hospitality. Dobbiamo ringraziare tuo padre. È stato lui che li ha accompagnati qui. My pleasure.
dormono tutti insieme e si sono innamorati. Signori, vi comunico che ho preso la mia decisione. Le camere sono vostre. I palestinesi si arrangeranno. Lei mi ha dimostrato di essere un grande uomo. Sono molto contento di lei. Grazie. Dov'è? Come avete visto, li ho mandati via. Mi dispiace per loro, ma voi avete il sacrosanto diritto di occupare le camere. Quindi, le camere sono vostre. Lei sì che è un grande uomo. Non mi ha deluso. È così che si doveva fare. Tante fortuna. Grazie. Yallah roh! Dio, sei grande. Good evening. Noi dovevamo arrivare stasera qui. Passport. No problem per le camere. Dormiamo insieme con i medici. Tel Aviv? Siete israeliani. Quelli che dovevano venire stasera. Sono arrivati. Tutto risolto. Sono tutti in camera a riposare. Ilaria, non mi riconosci? Sono ultimo. Non ti ricordi la poesia che tu ti hai dato? Mi fai un sorriso. Così va bene. Era una bella poesia, sai? Salve, oh mio padrone, sono il genio della lampada, ai tuoi comandi. Ai miei comandi? Sì, ai tuoi comandi. Ora che ha strofinato la lampada, sono qui per esaudire i tuoi desideri. Tre desideri. Tre desideri? Sì, tre. È la regola. Non è che mi vuoi rubare il portafoglio. Guarda, non ce l'ho, non ho un soldo. Ma quanto sei diffidente. Non saresti il primo. No, credimi. Io sono il genio della lampada e sono qui per esaudire i tuoi desideri. Ma qualche desiderio non avrai, no? Ah, non lo so, non saprei proprio. Andiamo, nonno! Non sono suo nonno. Va bene, amico. Tutti noi abbiamo desideri da soddisfare. Non ti offendere, Ma non è possibile che non abbia desideri. Ne avevo tanti, ma ormai... A pensarci bene, un desiderio ce l'avrei. Lo vedi? Qualcosa abbiamo trovato, dimmi! Vorrei morire senza soffrire, all'improvviso. Morire?
Oddio, non è che voglia morire, anzi, il più tardi possibile. Ma così, senza soffrire. Una morte all'improvviso? Dio, non ti chiedo di morire nel sonno, sarebbe troppa grazia. Ma morire senza agonia. Puoi esaudire questo mio desiderio? Certo che posso esaudire questo desiderio. Ma pensaci bene. Una morte improvvisa è un trauma per quelli che restano. Ma chi se ne frega? Poi? Come poi? Esprima altri due desideri. Ah, già. Vediamo. Arrivare alla morte nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Lucido. Capire tutto fino in fondo. E il terzo desiderio? Arrivare alla morte fisicamente sano, senza bisogno di una badante. Soddisfatto? Non è che tu fai un piacere a me, eh? Sono io che faccio un piacere a te. Ma guarda che tipo! Va bene, non ti arrabbiare. Non è che mi arrabbio. Certo che ha poca fantasia. Vabbè, contento te. I tuoi desideri saranno esauditi. Va bene, ora devo andare perché ho appuntamento con una ragazza. Questa è mia, questa è per me. Certo, certo. Ciao. Ciao. Ti ho portato il berretto. Lo sai quanti anni ha questo berretto? Una vita. Me l'ha regalato mia moglie. E lo sai cosa ho scoperto oggi? Che gli è voluto bene più che i miei occhi. Sono venuta anche per dirti un'altra cosa. Dimmi. Ho realizzato il mio sogno. Mio padre ha detto che questa città è pericolosa per me. E lo sai cos'altro mi ha detto? No, dimmi. Tu andrai a studiare a Berlino. Prima sono volate le tue poesie. Le ho raccolte. Ma lo sai che oggi hai cambiato il destino di tutte le persone che hai incontrato? E l'indovinello della bottiglia? Non l'hai indovinato? No. È semplice. 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 Nasci e cresci direttamente nella bottiglia. Sai che sono rimasta senza lavoro? E che se ne frega? Basta, Morano, non mi interessi più, basta!